Siamo partiti? Ah, siamo già andati da mo? Veramente? Eh sì. Capito? Perché oggi mi sono vestito a paninare, ho detto vado là, solo che non ho trovato le scarpe. Sono ancora con la scarpa invernale, mezzo invernale. No, però sai il panozzo, questo cretino. Questo blau, no. Poi mi dà le balle che vado a comprare la roba, che non è che me la danno, la compro e poi mi dà fastidio mettere la scritta. Perché non mettere Pull&Bear se l'ho pagata? No, giusto? Fatti pagare, ma tu che i tuoi spazi devi farli pagare. Ma preso quello di cui si può pagare, quello così. Per uno di quelli che vive di pubblicità, ma no, dai, che sto facendo così. Facendo confusione. Questo qua, guarda, è stato l'unico regalo, te lo giuro, questa è una cosa che non l'ho pagata, che la Blauer mi fece per i 7 anni in cui rigorosamente rispettavo la divisa fuori giri, ufficiale Blauer, camicia, perché è giusto che lo sponsor abbia la sua, giusto? Bene, assolutamente. E questo è stato un regalo, infatti vedi che lo conservo ancora. Mi stai dicendo che ti devo regalare un giubbotto? No, tu me ti regalo la pelle. No, faccio la pirla. Se mi permetto di darti del lei. Faccia da pirla mia. Tu avevi detto che avevi comprato il bomber che abbiamo visto in vetrina qua. Ce l'ho, ce l'ho da darti, devo solo dartelo. Sì, testa di Ravanello, finché lo tieni nell'armadio non lo uso. Se me lo dai il 12 di agosto, il bomber. Mi sono dimenticato come te il flipper là di dietro. Tu lo vuoi pagato, è questo. È così, bomber, no, te l'ho preso, ce l'ho. Cazzo, è il mio bomber, va bene. Adesso saliamo a prenderli. Adesso gli cambiamo il giubbotto per la seconda puntata. Allora, per la seconda episodio. Io, loro che sono là come dei pinguini, gira, guardali, guardali, vai, vai, guarda sono i pinguini. Vieni qua, andiamo a leggere. Andiamo a leggere cosa hanno scritto. Andiamo a leggere, andiamo a leggere. Andiamo a leggere, guarda che due sono male. Sul cappuccio. Noi c'è i peli del cane, puntiamo. Io spero siano peli del cane, perché, cioè, poi lasciamo perdere. La mia professione mi consente, grazie innanzitutto, mi consente di riparare ogni cosa, posseggo abilità che il 98% della gente osa solo sognare, appartengo a una razza in via di estinzione che non esita un attimo a sporcarsi le mani. Cacciuta, non viene giù. Il meccanico, bravi ragazzi. Il meccanico, anche davanti, guarda qua. Meccanico, cosa, c'è scritto. Il morto con i pistoni, non si capisce questo teschio che mettono ovunque. Vabbè, dai. Sì, sì. Il meccanico, con quella faccia lì, da me. Sì. Ma sei sicuro? Sì. Ma ti rendi conto che c'è? No, stiamo inquadrando, Gaetano che sta tacchinando, non so se era donna. Sì, però... sì, dai, dai, vai. Gaetano, sei su Candid Gaetano. Camera, sono cazzi tuoi. È inutile. Vieni a tacchinare, Gaetano. Mi sa che dirà che conviene questa puntata non guardarla con tua moglie, mi raccomando. Abbiamo registrato tutto. Allora, si nascondono su, sono qua tutti i perché c'è da fare la simpatica gag del mezzo anni 40. Cavolo, guarda, cosa è fantastico, perché seconda guerra mondiale. Che parte sto catorcio partirebbe anche? Thomas, o lo picchio o lo fate stare zitto, capito? In qualche modo. Se ne danno dei grossi. O lo picchio. Cosa fai? No, da dove iniziamo? Cosa fai? Parla, no. Aspetta, Thomas, vieni giù. Senza musica non parte. No. C'è tutta una storia, così ha fatto tutto lo scenario. Senza musica. Con 6 puntate. Senza musica non parte, no. Cosa dobbiamo fare? Ci vuole l'occhiale? Vai. Allora dai, così hai rovinato tutto l'inizio, dov'è il micro? Il gelato dov'è? Ma non ce l'ho il gelato, ce l'ho questo qua. Ma è un rompipalle, pazzesco. Cioè, ma tutta la regia. È Bob Gear, dobbiamo parlare di macchine e rompipalle. Noi stiamo facendo la puntata con l'organizzazione dell'inizio, siamo già a 15 minuti. Allora, dai, facciamo la partenza, io vado vicino, tutto tru. Ok, vado qua, va bene? Sì, aspetta, vediamo. È un pazzesco. Devi far qua, vedete che devi inquadrare qua. Oh, adesso siamo adesso in tempo. Può cominciare. Adesso si può cominciare. Sono contento che si sta facendo il pisolino nel condominio davanti. Bellissimo. Allora, abbiamo visto il cesare lo stereo. Hai visto che roba? E anche il navigatore. Guarda di che colore è la cassa. Perfetto. E abbiamo un navigatore a 15 pollici. C'aveva già il navigatore satellitare. Ma che bello, con la sua console. Perché come diceva Thomas, loro pensano che sia stata... la BMW a inventare il tavolino. Invece il tavolino? Invece il tavolino ce l'aveva. È legno? È legno. È legno. 1944. Troppo bello. Troppo bello. Terzo anno della seconda guerra mondiale. Storia di questo mezzo, dove l'hai trovato? Guarda, non mi prendo meriti che non ho, perché questo merito ce l'ha Marco, che è il proprietario, e un guru, che è il suo meccanico, uno di quelli che bisognerebbe clonare, no? Di quelli che dice un peccato che non ce ne siano più, l'hanno fatto a pezzi e l'hanno sistemato tanti e tanti anni or sono, quindi l'hanno preso bello sminchiato, come si dice in gergo, e l'hanno rifatto completamente nuovo. È un 44 BC51. V sta per ho studiato un po' la storia, V sta per 1941. Booster. W sta per 41, che è probabilmente l'anno. Booster, che mi scusa, hai ragione, ma fammi fare. Vabbè, sta per
identifica l'anno 41 perché l'anno è iniziato nel 41 e C per il, quello a mezza tonnellata di portata, quindi l'hanno fatto chiaramente con la maionese. La cena dei crauti. È un bucci, è un cesso praticamente. Bucci, l'hai detto tu, è un bucci. Pensato, vabbè. Bucci, la sua versione la scartiamo, ok? Bucci 51. Seconda guerra mondiale, 1944, versione porta truppe. Dov'è la truppa? Dov'è la truppa? Manca la truppa! Guarda quell'altro! Manca la truppa, tutti su! Vai, vieni qua! Dai, salite! Dai, salite! Lui! Dai, tutti su! Se ci fermano i carabinieri stavolta qui anche con la pistola è il massimo. Stavolta è un casino, eh. Anche la pistola dello sceriffo. Stavolta ci hanno tenuto fermi un'ora perché mancava il libretto in originale. C'era la fotocopia, un'ora ci hanno tenuto fermi. Figurati oggi con Thomas, che ha la patente falsa da quando ha comprato la macchina. Quell'altro non è registrato. Quell'altro non ce l'ha, va fino al lavaggio senza la patente. Il filippino proprio qua senza neanche permesso di soggiorno. Non è vero, sono tutte balle, siamo solo scemi. Rocco, siamo per Rocco, sali. Meno fortissimo. Ma non facciamo vedere il motorino, mi fa vedere tutto. Sì. Non vuoi che facciamo prima vedere tutto? Dai, accendilo, Thomas, che vuol vedere che funziona. Lui vuole sfidarci, hai capito? Ma parte, secondo te. Mezzo giro. Hai messo sotto un motore elettrico? Che motore c'ha? Si può aprire? Sì, come no. Per cui l'hai trovato dove? Dov'è che era questo mezzo? Se ce la fai ad aprirlo. Thomas! Non farmi toccare la Ah, scusami. No, non importa, va bene così. Abbiamo aperto, sai, siccome fa caldo abbiamo tirato sul vetro. E l'aria condizionata aperta. Guarda che bello. Blocco di ghisa, 3008, 6 cilindri, classico motore anteguerra, valvole laterali, vedi che abbiamo un coperchio. Vedi questa testata strana che non ha un coperchio, che ti dice che non ha né l'albero a cam né i bilancieri, perché erano i motori a valvole laterali. Chiaramente è un flat, è un six flat, quindi valvole laterali. Ah, le valvole laterali, una configurazione motore fantastica. Adesso ce n'è ancora, no? No, non esiste più, morta e sepolta, però erano motori assolutamente immortali, cioè le cose proprio che non vai a revisionare, a parte guarnizioni e quattro bulloni, sono proprio i motori perché ma sono perché fatti per... Volta non erano soggetti all'usura, alle problematiche. Ma non è vero che non erano soggetti all'usura, però tiravano fuori 70, 60, 70 cavalli da motori 4000, capisci? I materiali nobili non c'erano, per cui la vittoria la dava solo la grande fusione, il peso, hai capito? Dovevi aggiungere materiale per farlo durare ed erano veramente macchine che lo dimostrano in questo momento, che vanno sempre, punto e basta. Poi magari perde benzina al carburatore, perde il collettore, però guarda questo carburatore qua. Se io te lo... Questo è il carburatore. Una volta che c'è non lo riconosci? Ma se io ti smonto questo affare qua, peserà 10 kg, hai capito? 10 kg di carburatore. Bellissimo. Ma che meraviglia. Non pensavo che funzionerebbe. No, è un brutto gesto, non potrei farlo. Piuttosto sparo lui. Perché devo suicidarmi io. Ce la fai? Bello, bello. Hai diritto di dirmi se ce la faccio a accenderlo, se ce la faccio a chiudere, se ce la faccio ad aprire? Domani, Valli, se adesso noi tutti andiamo fuori dai Maroni . E qua lasciamo l'azienda non presidiata, non vorrei che ci ruberebbero qualcosa. Ma qua non tocca niente a nessuno, siamo armati. Ma scusa, guarda con che macchina. Sicuro che non lasciamo neanche uno di guardia. Ma ci sono scudo puntato. Ho un'idea geniale, lasciamo qua Pasquale a controllare e noi andiamo? E poi? Ti è piaciuta? No, non mi è piaciuta, senza di lui non possiamo essere regista. Ha ragione. Ma tu ci stai. Quindi che facciamo? Dai, carichiamo anche Pasquale. Ehi, senti, volete cominciare a fare un giretto voi, poi noi magari dopo vi raggiungiamo a piedi? Volete? No, sali, ti voglio su. Non l'hai neanche visto dietro. Vai in fianco. Come no? Lo vedi benissimo. Vai davanti, io sto dietro. Vieni dietro, Pasquale, vieni a vederlo. Ma che ti do una picconata, se non fai il bravo. Sì, arriva Pasquale. Qua si apre. Bello però, eh. Pasquale, è anche di comodo, della tua zona. Di Bregnano. Porco di la però che puzza, il catalizzatore? Tutto bene? Il catalizzatore? Cata cosa? Giustamente il catacombe. Dai, vai. Vai di prima lei. Ma vado io dietro? Chi va là davanti? Chi va là davanti? Ma arrendo da solo! Ma io vado su da solo! Cuccioletto! Ti ha dato la manina, piccolino! E Pasquale come sale? Vabbè, io vado davanti, allora. Pasquale sale davanti. Qua teniamo aperto, Pasquale, su scaletta, vieni, dai.
No, tutto live, vieni, vieni. Ma che riprendere, vieni, sali, dai, che dopo tu non sali, dai, forza, sali. Dai, che dobbiamo riprendere, ha ragione lui, vieni qua. Oh, riusciamo a intossicarci, siamo in cortile, Bob. Puzza pazzesca. Ma questo se... non è in euro, questo non è euro, questo non è ci può chiudere qua, io c'ho freddo. Freddo, ma sì, freddo, fa freddissimo. Chiudi. Get your hand down. I love working for Uncle Sam. I love working for Uncle Sam. Let me know just who I am. Let me know just who I am. 1, 2, 3, 4, United States Marine Corps. 1, 2, 3, 4, United States Marine Corps. 1, 2, 3, 4, I love the Marine Corps. Oh, ma mi avevi detto che non va la pompa dei freni, giusto? Come va la pompa dei freni? Va vuoto, no? Ogni tanto. Come non va la pompa dei freni? No, davvero, cioè siamo riusciti a riparare tutto tranne che la pompa dei freni. Non mi lasci davanti, ma sei via. No, tu devi scendere al volo e spingerlo quando siamo allo stop. Ma no, ma scusami, ma perché non ti metti tu davanti? Metti Pasquale davanti, metti me. Tira, tira, frena, tira, tira. Questa è la cintura. Tira, tira. No, dai, a partire da qui, non frena? No, frena, frena poco. Frena pochissimo. Frena, frenava già poco quando frenava tanto. Siamo adesso per strada, vai, che c'è anche il pelo sul maglione. Morale l'hai portato a casa sta mezzo qua, spiegami. Morale è la fattoria che c'è qua. Morale? Siamo alla linea fattoria, siamo. Morale è l'amico Marco che. Sì, che... ma come slitta? Sì, come slitta? L'amico Marco che. Bello non il cambio è niente, sincronizzato. Niente, po' quasi meno che il proprietario della tua bellissima Jeep. Sì. Hai lui? E ha anche un dog. Piano! Vai piano! Sono 10 all'ora. Lì sto tenendo sotto. State zitti, sto parlando io. Ha anche un dos pick up, è il proprietario di una lampada, però aveva anche questo. Ma anche questo, cioè, quando, sono, scemo lui. Quando sono andato un pomeriggio nel suo box a mettergli in moto la macchina, l'ho visto. Allora l'ha presa abbiamo... tutta piena, l'ha fatta questa qua. Scusa. Sì, va bene. E tu vai. Continui a parlare mentre io sì? Spiego che non c'è problema. Vai, scusami, no, ma sei... Comunque, quando sono andato in box da lui, che ho visto questo papà di roba, ho detto il VC51 deve arrivare a casa da papà. Il papà sono io, l'abbiamo portato qui, l'abbiamo riesumato, messo in moto e guarda che belli che siamo. Riesumato, per modo di dire, ancora bello dentro con un piede nella fossa. Però... Noi abbiamo un piede nella fossa. Sì, non lui. Guarda che moriamo prima noi di questo qua, Tuo, Rocco, che bello grazie, Rocco. Perché salta così quando parte? Mi spieghi perché parte saltando come un canguro? Perché questo apparteneva alle truppe australiane. Ma la marcia, ma devi scazzare la frizione. Ma lui, fai la doppietta o non la fai la doppietta? Spiegami. Thomas, spiegami le caratteristiche di questo cavo. Non lo so. Sono intagliato, devo guidare. Non le conosci. Ma ti rendi conto? Io aggiusto tutto Pasca. Senza sapere come si chiama. Tu non vedi la faccia in questo momento di Thomas. Sembra quattro matti al supermercato, lo ricordate? Bellissimo! Ve lo ricordate? Bellissimo! Le Marmington si chiamavano. Ma dai, vai piano! Ma dai! Hai perduto un dente della trasmissione. Pazzesco, basta, bellissimo. Basta, andiamo in officina, andiamo. Fermiamoci, buttalancora. Buttalancora. Plash. È stato bellissimo, io mi sono divertito tanto, farei un altro giro quasi. La sua bella centina originale? È tutto originale, anche il piccone che ti tiro in testa se non stai zitto. Va bene, scusami, mi sono talmente fatto addosso la... Vabbè, guidato bene, eh? Cioè, proprio tanto di liscio. Fluido, è fruibile, bello liscio. Mi devo vomitare. Sai che c'ho un groppo qua? Apri un attimo qui la ventanita qua, tira su. Dai, quella è l'aria condizionata. Vabbè, morale quanto vale? Vabbè. Che noi vogliamo sapere quanto costa. Ma come sei noioso? Guarda, 30.000 i mezzi militari c'è valgono. I mezzi militari. Siamo fermi però. Siamo fermi. Filippino, tu tira fuori il permesso falso. Tranquillo, deve ruttare, tranquillo. E dicevi su 30.000? Tutti i mezzi militari valgono quella cifra lì. Qualcosa di più l'H1, però questi mezzi sono tutti. No, andate pure. Con un valore medio. Ciao ragazzi, lasciateci pure qua nelle case. È bello rispondere alle domande a Franco, no? Perché ti fa la domanda e poi si fa i cazzi suoi. Vabbè, vanno via. No, perché adesso siccome il gruppo potrebbe esplodere. Ti interessa sapere quanto costa? Sì, dimmi quanto costa, Mauro. Ma vaffanculo, non te lo dico più. Dimmi quanto costa. Mi interessa sapere quanto costa. Adesso è morto. Andato. È partito! Lo deve fare, eh? Questo è Euro 6. Vedi, non fa, ma non puzza, eh! Tu puoi ispirare più i polmoni, Mauro. Tirami una bella cannata lì. Vedi che bel ci ho. Guardaci qua. Facciamo un attimo un saltino alla pubblicità e anche in bagno, perché, e poi torniamo. La frizione è slitta, eh. Vai. Perfetta. Slitta, fa freddo, accendiamo gli scaldamenti. La radio cosa c'è? Metti DJ. Buon nation, my stick.
torniamo subito, pubblicità, dopo torniamo, c'è tutta la legge. I love working for Uncle Sam.